Il trapianto di midollo osseo rimane ancora oggi un'opzione importante nell'algoritmo terapeutico dei pazienti con neoplasie ematologiche. Ma quali sono lo stato dell'arte e quali sono le prospettive future per questa procedura terapeutica? Ne parliamo con il dottor Giovanni Grillo, che abbiamo incontrato a Milano, alla Regione Lombardia, a un convegno organizzato dalla Rete Ematologica Lombarda, la REL, e incentrato sull'innovatività in ematologia. Dottor Grillo, quali sono oggi le indicazioni principali per il trapianto di cellule staminali emopoietiche? Cioè, quali sono le patologie oncoematologiche nelle quali lo si utilizza e in quale stadio della malattia? Tendenzialmente le indicazioni principali sono rappresentate dalle leucemie acute, mieloidi e linfoblastiche. Un 10% dell'attività registrata in Italia rappresenta dai linfomi non Hodgkin e Hodgkin resistenti alle terapie pregresse, mielodisplasie. C'è una piccola porzione di pazienti con malattia ematologica oncoematologica cronica che non continuerà a essere trapiantata perché sono quelli che falliscono le nuove strategie terapeutiche chemioterapiche. Ecco, oggi qui nel suo intervento lei ha spiegato che negli anni è aumentata molto la platea dei possibili donatori, che oggi esistono diverse tipologie di donatori. Quali sono? Allora, attualmente i donatori possibili sono i donatori HLA identici, quindi fratelli o sorelle che hanno lo stesso corredo cromosomico ereditato dai genitori, pazienti da registro, e le nuove tecniche di tipizzazione da registro ci permettono di trovare donatori veramente compatibili come se fossero dei fratelli, e l'ultima frontiera è il trapianto aploidentico, quindi trapianto con un donatore familiare uguale al 50%. Questi sono, con questa possibilità trapiantologica possiamo garantire il trapianto quasi la totalità dei pazienti che lo necessitano. Ecco, però ci ha anche detto che le novità tecniche degli ultimi anni hanno consentito di ampliare molto anche la platea dei pazienti che possono essere sottoposti al trapianto. Come mai? Quali sono queste novità? Tutte le terapie di supporto, la terapia antibiotica, le terapie antimicotiche e i miglioramenti in questo ci hanno permesso di fare questi miglioramenti. La tecnica stessa del trapianto, che non richiede più un ciclo di chemioterapia massimale, ma è sufficiente un ciclo di terapia submassimale, permette di sottoporre alla procedura trapiantologica pazienti anche fino a 70-72 anni d'età, cosa fino a 20 anni fa tendenzialmente impensabile. E considerando che la mediana di insorgenza delle nostre malattie è 68-70 anni, riusciamo a trapiantare veramente le persone che si ammalano, non solo la creme giovane. Ecco, grazie a queste novità tecniche negli anni è cambiata in meglio anche la sicurezza del trapianto? Assolutamente sì, nel senso che il trapianto oramai è possibile individuare delle score di copatologie, per cui quando si parla all'ammalato si può dire che lui ha un rischio di avere degli effetti collaterali fino anche mortali in una certa percentuale, quindi già individuare e classificare il paziente è importante. Il trapianto oggigiorno ha un rischio di mortalità intrinseca che varia da un 8% a un 30%. Se noi pensiamo a casistiche vecchie in cui il 30% era un risultato eccellente, adesso è il peggiore dei risultati che possiamo ottenere. Quali sono gli ulteriori possibili spazi di miglioramento della procedura trapiantologica? Diciamo che gli spazi di miglioramento sono tantissimi, la conoscenza del sistema immunitario è fondamentale. Da un punto di vista pratico, io penso che lo spazio di miglioramento sia quello di far partecipare sempre di più il medico trapiantologo e far parlare sempre di più il medico trapiantologo e il medico ematologo, in modo tale da portare al trapianto il paziente nel momento migliore, nella condizione, nella fase di malattia migliore, quindi evitare il più possibile i trapianti in urgenza al limite, e quindi rendere trapianti più semplici da fare, quindi con risultati migliori. Ci sono ancora delle sfide organizzative da superare? Sì, quello sempre, nel senso che poi adesso con le nuove novità di terapia cellulare che si stanno affacciando, bisognerà appunto integrare sempre più il lavoro di varie equipe, appunto l'equipe medica ematologica, l'equipe trapiantologica, l'equipe infermieristica, i farmacisti che devono gestire tutto questo traffico, quindi direi proprio di sì. E in più gestire un trapiantato che arriva a trapianto con l'utilizzo di nuovi farmaci ci mette nella condizione di dover imparare nuovi effetti collaterali e gestire nuove sfide, assolutamente sì.